Guarda, le componenti le abbiamo un po' scelte insieme, c'erano pochi farinacei, c'erano dei piccoli derivati di pesci di fiume, e fette biscottate, lievito di pomodoro e cannella. E a quel punto era facile immaginare che scadesse abbastanza rapidamente, che andasse in acidità e tutto. E quella platessa, io penso che non ricordo di aver mai sopportato gli omogenizzati, né per i miei figli né per me. Quindi, però credo che abbiamo deciso che era il formaggio quello che abbiamo preso, che era la cosa più... Era strano perché più ne mangiavo più aumentavano, cosa che effetto cinematografico molto giustificato, ma per me era un incubo. E comunque io non lo rifarei mille volte, magari un paio, ecco. Magari a distanza, non proprio vicini. No, per me è stato divertentissimo ritrovare attraverso la non comunicazione che ho con me stesso. Quindi non comunicando facilmente con me stesso mi sono trovato divinamente a non comunicare con loro, perché credo che il linguaggio fosse abbastanza condiviso. Sono riuscito a recuperare tutto quello che nell'esperienza avuta da genitore molto giovane, quasi 20 anni, come intrattenitore, pur di non cedere, perché quello che vorrei dire ai genitori di questi splendidi bambini è che voi cedete un po' troppo, tant'è che noi arrivavamo sul set, comunque, no, a parte gli scherzi, non è stato facile per niente, ma è stato bello condividere con tutta la troupe, non soltanto con gli attori, con i registi, con le persone che ci affiancavano per aiutare questo arrivo sul set dei bambini, che fossero per quantomeno calmi. Era divertente vedere come ognuno di noi si improvvisava educatore e insomma calmiere di questi bambini, e quindi chiaramente quando il bambino te lo trovavi davanti e doveva guardarti e recitare con te, il suo sguardo dove andava? Dall'ultima persona che l'aveva tenuto in braccio, e quindi poteva essere il fonico, l'assistente costumi, eccetera eccetera. Però al di là di questo è stato sorprendente vedere quanto sia Luca che Fausto che Paolo abbiano visto lungo sulla possibilità di essere utile a questo progetto e di dar fondo a tutta la leggerezza che ha accompagnato la mia esperienza di padre, di uomo. Grazie.